diciamo che l'arbitro... A voi che ha detto, si considera espulso, gliel'ha detto? Non ha estratto neanche il cartellino. Secondo me l'arbitro doveva capire il momento, perché il portiere del Novara è andato sotto la curva nostra e giustamente per stia, per difendere anche i nostri tifosi nel rispetto, perché comunque io ho detto all'arbitro che per regolamento noi non possiamo andare sotto la curva, a meno che non vai a salutare e vai via. Quindi giustamente ho detto perché non prendere in considerazione comunque Prestia, e non mi sembra neanche giusto poi aizzare, anche se un tifoso è sempre un derby, quindi un tifoso, dei tifosi possono inveire tra virgolette sempre nel rispetto senza violenza su un portiere avversario, che non fa parte del calcio. Quindi Giuseppe Prestia che va a difendere i propri tifosi nell'allontanarli, cosa che noi non abbiamo mai fatto rispetto ai tifosi avversari, e quindi l'arbitro poi ha deciso di... si sono messi le mani addosso, si sono un po' spintonati, grazie. Vabbè. Ma lei pensa che la società farà un ricorso? E adesso ne parlerò con la società, perché aspettavamo solamente la risposta e le giornate di squalifica, adesso ci ragioniamo un attimo e capiamo se il ricorso può portare a ridurre le giornate di squalifica. L'importante è non fare danni, perché se il ricorso poi va ad aggravare la situazione, dobbiamo un attimo pensare e riflettere su questa situazione qui. Però per il resto invece Maltese, l'esame lo farà lunedì. Lo farà lunedì e vediamo un attimo, tanto sì. Sarà out per questa partita. Senza Prestia si torna alla formazione di Vercelli con 4-3-1-2? No, credo di no. Vediamo se fare un piccolo esperimento. Con Gazzi. Vediamo se Ale, perché loro giocano molto sulle seconde palle, quindi abbiamo l'unico in grado di vincere i duelli aerei che Ale. E vediamo che con la sua esperienza magari giocare sempre con la difesa 3 con Gazzi centrale. Vediamo. Lui ha già giocato? Non lo so, devo chiedere a lui. Non lo so. Però è una cosa su cui lavora stamattina. Sì, perché comunque un giocatore che gioca davanti alla difesa, arretrallo di 7-8 metri, quindi il suo compito è quello di interdire, vediamo. Ma questo aprirebbe degli spazi a Chechina a centrocampo? Ma vediamo comunque. Vediamo. Dobbiamo valutare tante cose, perché sarà una partita diversa rispetto alle altre, è una partita di cui parlavamo tanto tempo fa, come se incontri dal Bissol, il Cuneo, perché giocano sulle seconde palle, e quindi noi dobbiamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quando incontri squadre che ti fanno giocare, e quindi c'è bisogno di tanto agonismo, c'è bisogno di vincere sulle seconde palle, sarà una partita molto, molto dura, molto maschia, quindi abbiamo bisogno di gente, di muscoli anche in mezzo al campo, quindi vediamo se l'utilizzo di Luca è dall'inizio oppure a partita in corso. Vista Contavelli, che è un ex della partita, 39 presenze alla Pro Patria l'anno scorso, e la Pro Patria non ha cambiato molti elementi, potrebbe servire a qualcosa? Ma io quando giocavo, io sono ex di 10 squadre quando giocavo. E mi veniva imputato a me che ogni volta che segnavo con le mie ex squadre esultavo. Faccio un esempio, no? Quindi non è vale a pensare se Cottarelli è utile in questa partita. Cottarelli fa parte della rosa, non è che se devo pensare che è un ex, altrimenti tutti gli allenatori, io dopo gioco sempre titolare perché ho giocato in 10 squadre, quindi l'allenatore con me doveva pensare solamente a farmi giocare come, perché era un ex. Non guardo a questo, guardo solamente alla squadra, al bene della squadra. E vediamo se Cottarelli verrà chiamato in causa. È normale che lui ci tiene, perché l'anno scorso giocava lì, però non mi posso basare su questo. Nell'ottica che ha fatto lei un po' di informazione, ha tolto Sartore contro Novara, che c'è una possibilità che Sartore ritorni nella sua posizione o che giochi come? Più destro o più sinistra in quest'ottica? Sua posizione in che senso? Se più a destra che a sinistra? No, credo che se Badan sta bene, recuperato, dovrebbe giocare Sartore a destra.